tecnologie e disturbi di apprendimento. Abbiamo con noi la docente di didattica e pedagogia speciale all'interno del Dipartimento di Arezzo dell'Università di Siena, Alessandra Romano, e do il benvenuto anche all'ingegner Raffaele Di Fuccio, che è docente all'interno del Dipartimento di Scienze della Formazione di Tecnologie Didattiche. Ciao. Allora, professoressa Romano, di che cosa stiamo parlando? Perché già avete tecnologia ben esposta. Sì, oggi siamo venuti tecnologicamente attrezzati e sostanzialmente parliamo delle tecnologie che chiunque può utilizzare, genitori, educatori, insegnanti, sul proprio smartphone, sul proprio tablet, con bambini che hanno difficoltà di linguaggio, difficoltà comunicativa, sempre più spesso infatti noi sentiamo parlare di dislessia, disturbi dell'apprendimento, certo, ritardi nei linguaggi. E quello di cui oggi vorremmo parlare è proprio quali sono gli strumenti che chiunque, un genitore, un padre, una madre, ha. Ma anche i nonni! Anche i nonni! Scusate, anche ma i nonni sono sempre più tecnologici, eh? Sì, anche appunto gli insegnanti di sostegno hanno a disposizione con i bambini che presentano difficoltà nell'apprendere queste capacità. Io vorrei partire con te, Susanna, sì, da un episodio in realtà, cioè pochi giorni fa mi ha chiamato il padre di una bambina di 5 anni chiedendomi: cara professoressa, la bambina presenta un ritardo del linguaggio, ha 5 anni ma non parla come ci si aspetta che una bambina di 5 anni parli, e pronuncia soltanto la parte finale delle parole, per cui cosa posso fare io a casa per stimolare mia figlia? Perché il problema dei genitori è quello, perché già gli insegnanti di sostegno hanno gli strumenti, ma il genitore a casa non ha gli strumenti, vuole imparare ma con facilità, perché poi deve essere face to face immediata la cosa, no? Esatto, esatto. E l'altra cosa utile è che questi tipi di tecnologie, che ribadiamo sono utilizzabili su qualsiasi smartphone, in realtà sono anche un modo ludico per consentire al bambino o alla bambina di apprendere, e le stiamo sperimentando all'interno del Dipartimento di Scienze della Formazione anche con i nostri insegnanti di sostegno e con le nostre educatrici ed educatori. Perché l'università è ricerca pura, a costo zero. Oh, quasi zero. Oh, ingegnere, bellissimo, no, bellissimo come lo dica lei. Bellissimo. Noi infatti puntiamo proprio sul low cost totale, dare strumenti agli insegnanti semplici, innovativi e a portata di mano, usabili, per rendere usabili la vita più facile a chi già la vita un pochino più difficile, certo, ce l'ha, certo, no? Bene. Certo, poi ci sono un sacco di stigmi, cioè diversi pregiudizi rispetto ai disturbi dell'apprendimento. Qualche volta non si capisce bene se è un disturbo oppure un altro. Gli stessi bambini tra di loro sono un po' confusi, pensano che chi abbia un problema di disturbo dell'apprendimento in realtà abbia soltanto i compiti facilitati. Non è così. No, non è così. E quindi ecco che cosa possiamo fare per i genitori. Cosa vi siete tra virgolette inventati? Allora, grazie ovviamente anche alla supervisione della nostra direttrice, la professoressa Loretta Fabri, e del delegato all'inclusione Carlo Refice, stiamo sperimentando questa app che, come vedete, è un sistema che si chiama WPC, Walden Personal Communicator. Come funziona? Si ecco, scarica... tienila così, Alessandra, bene, così, che si ecco, vede. Perfetto. Si scarica sul cellulare da Google, dal Play Store, quindi da Google Un'app. Play, come si scarica YouTube, come si scarica WhatsApp, Facebook, WhatsApp o qualsiasi. C'è la versione base che già ha diverse funzioni e sostanzialmente si installa sul proprio smartphone, che si dà al bambino o alla bambina autistico con una difficoltà comunicativa, e questi può addirittura comunicare la propria intenzione semplicemente interagendo col telefonino. Quindi praticamente dal telefonino il bambino, la bambina, il ragazzo è munito di un altro telefonino oppure un tablet, come esatto, l'ingegnere, e quindi mi fate vedere come e funziona. E può comunicare. Immaginiamo che io sono appunto il bambino e lui è l'ingegnere Di Fuccio, è il padre o la madre. Qui io posso, con la versione basic, semplicemente comunicare per esempio che ho fame. Ho fame. E quindi appare anche sul tablet la carta genitore. Ho fame. Allo stesso modo posso comunicare un altro bisogno. E qui è apparso. Quindi funziona con un sistema che è chiamato PEX, cioè Picture Exchange Communicative Systems. Attraverso le figure, in pratica. Le figure. Quindi mette in gioco un apprendimento che è di tipo multisensoriale, tangibile, ma non solo. E su questo, su come si può personalizzare, do la parola all'ingegnere. Aspetta, che voglio chiedere, poi andiamo oltre. Allora, ingegnere, ci diamo del tu. Tu anche fai ricerca all'interno dell'Università di Napoli, il Federico II, no? Sì. Bene. Allora, mi dici un po' che cosa vuol dire
aver creato un'app del genere? Vuol dire cambiare... Perché noi si sente parlare di app, no? Queste app, dobbiamo farci i conti, quindi è un'app particolare. È un'app particolare perché cambia la vita delle persone, nel senso uno cerca di fare ricerca per avere un impatto nella società. Allora, io vi racconto per esempio una piccola storia, c'è un ragazzo che ha sperimentato questa app, tra le altre cose in partnership con la Lega del Filodoro, seguito dalla Lega del Filodoro. La Lega del Filodoro è conosciutissima, ragazzi che non vedono e non sentono, quindi con gravi handicap. Esattamente, quindi questo ragazzo non vede e non sente, una disabilità cognitiva di grado moderato, e ha usato questo strumento, quindi il cellulare, ce l'ha tracolla, con il suo marsupio, con tutti degli oggettini, come quelli che faremo vedere fra poco. Ecco, con gli oggetti. Esatto, quindi con gli oggetti può parlare, quindi può toccare gli oggetti, capire che oggetto, di cosa si tratta e vocalizzare un qualcosa. Fagli vedere, Alessandra, prendi il cucchiaio. Mettiamo per esempio il cucchiaio, no? Che è un oggetto comunissimo. Lui prende la bottiglietta della birra che ha nel marsupio. Esatto, esatto. E col cucchiaio lui può comunicare... Ho fame, quindi non solo può comunicare il suo bisogno, ma addirittura lo può comunicare al genitore che non è fisicamente ma presente. Ma se lui va al bar, lo può comunicare anche al barista? A chiunque. Va a al chiunque. Ristorante, lo può comunicare al ristorante? Cioè, ma questo ha a che fare con l'autonomia. Noi consentiamo non solo di apprendere, ma anche di rendere autonome le persone che non necessariamente hanno, che possono avere delle difficoltà comunicative, di pronuncia vocale. Guardate questo, che è un oggetto carinissimo, cioè è un vasino, in qualche modo può comunicare il suo bisogno. Vedete, da lì arriva. A quanti avete partecipato, ingegnere, a questo progetto? È un progetto, diciamo, complesso che va avanti da qualche anno. Da pochissimo l'applicazione è pronta e sta sempre migliorando. È stato fatto insieme tra la Walden Technology, che è proprietaria dell'app, e la società, la startup innovativa di cui io sono amministratore, che è la Smarted, che ha creato la parte tecnologica di questo strumento. E poi c'è la parte di ricerca dietro, appunto, di cui parlavamo, nell'Università di Siena, con gli insegnanti di sostegno. Cioè, immaginate un insegnante di sostegno che può utilizzare dei dispositivi tangibili per consentire agli studenti di apprendere. Tra le altre cose, questo può essere anche personalizzato, quindi se noi mettiamo a Topolino, facciamo partire per esempio un video, il video di Topolino, io posso anche giocarci, posso creare delle storie multisensoriali, perché ora abbiamo fatto vedere il tatto, ma non è l'unico canale sensoriale che possiamo sviluppare. È il profumo anche. Addirittura. Guarda, lì c'è il profumo, un'essenza di mela. C'è un'essenza di mela. Quindi la possiamo aprire, la possiamo annusare. Questa. Esatto. Sì. Questo appunto è il profumo di mela. Ovviamente Susanna, sì, l'ho già odorata. E cosa fa? Può essere associata a quello che è l'espressione comunicativa. Per esempio può dire: oh, basta, non voglio più fare l'attività che devo fare, ho voglia di giocare o di fare altro. Perché ci sono ragazzi che non vedono. Esatto. Non sentono, quindi l'approccio multisensoriale è di poter far utilizzare quei canali che sono attivi nella persona. Ingegnere, ho tradotto bene, no? Perché tradotto perfettamente. Io cerco di semplificare. È questo. Perché i genitori possono scaricare l'app gratuitamente, quella sì. Basica. Però, come mi diceva lei, si può? Si può scaricare anche la versione aggiornata. Sì, esattamente, la versione aggiornata, perché è possibile con quella personalizzare. Infatti, molto spesso, questa, diciamo, le cose che abbiamo visto, quindi tutti i bisogni più importanti, ho fame, ho sete, devo primari, andare al bagno, certo. Primari, sono già pronti. Se uno vuole adattare, quindi io faccio la foto a un bicchiere, per esempio, sì, metto sì. L'immagine del bicchiere, al bicchiere associo, per esempio, mamma, mi porti l'aranciata? Io posso far vocalizzare questa parola e mandare questo messaggio alla mamma e collegarlo a un qualsiasi materiale che ho a casa, un materiale povero. Infatti anche questo è il concetto, no? Proprio materiali di tutti quotidiani. I giorni che posso costruire io. Non posso sono fare... materiali poveri, sono materiali di sopravvivenza, di quotidianità che danno sicurezza alle persone. È quello. Quindi ora adesso le persone che avranno visto questo verranno anche all'università. Noi li aspettiamo tutti, li aspettiamo tutti all'università, e come gruppo di ricerca e come punto per l'inclusione siamo ben disposti a condividere queste e tante altre tecnologie che ci sono e di cui possiamo parlare le per facilitare volte. La vita ai ragazzi e ai genitori. Io ringrazio i miei ospiti per averci presentato questa nuova tecnologia, appunto, legata ai disturbi dell'apprendimento.